Questa è la serie B-Win. Appassionati di calcio della serie B-Win, un cordiale buon pomeriggio da Flavio Suardi. Immagini che vi giungono dallo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, dove tra poco andrà in scena un vero e proprio spareggio in chiave salvezza. Quarto allenatore in un girone per il Grosseto padrone di casa, che affida le sue sorti a Leonardo Menichini. L'ex assistente storico di Carletto Mazzone ha il compito di risollevare una squadra sempre più ultima in classifica. Padella va a portarsi in area di rigore, la punizione, colpo di testa, fuori di un niente. Numero 10 del Grosseto che si prepara all'esecuzione e qui Baiocco a momenti combina un pasticcio. Ora la palla in area e di un soffio il Grosseto. Qui un pasticcio, attenzione, Adeio che si arrabbia con il portiere, reo di non aver chiamato il pallone. Crimi, zona tiro, lo prova, la respinta di Baiocco va ad alzare il calcio d'angolo. Comi a cercare di liberarsi perché Padella lo segue come un'ombra, parte da lontano Comi, allora arriva la parabola verso di lui che salta di testa e Lanni deve impegnarsi per parare. Sforzini chiama palla, la riceve, va ancora per Foglio, vediamo se arriva il cross, lato corto dell'area di rigore, cross Sforzini, non la tocca nessuno, faccia il gol del Grosseto con Lupoli, ma c'è stato un fischio, il gol è stato annullato. La regina però ha ancora un'opportunità, è buona la posizione, attenzione a Rizzato, il miracolo di Lanni su Bombagi, però attenzione che ancora buona la palla con Eli, il cross e poi il pallone che va in rete con il gol di Gian Antonio Comi. Ma ci saranno molto probabilmente delle polemiche qui perché c'è qualche dubbio. Attenzione alla palla in area, Sforzini entra in area, Sforzini! Alto sopra la traversa, si divora il gol del pareggio, Sforzini. Ceravolo riesce a controllare il pallone, Ceravolo, il miracolo di Lanni, ancora Ceravolo verso la porta, il salvataggio di Padella, ancora una volta il Grosseto si salva, che va sulla sinistra, se l'allunga troppo, attenzione a questo intervento, Bombagi è già stato ammonito, c'è il cartellino rosso dunque per Bombagi. E il fischio finale dell'arbitro arriva ora con Comi che va ad abbracciare il suo allenatore. Gianmario Comi è il match winner per la regina in questa partita e dunque la regina si impone a Grosseto per una rete a zero.